si connetteva, non ci si connetteva ai server. E non è una bella cosa. Quindi speriamo di non aver problemi. Cioè, perché l'altro abbiamo scelto un server che non sembrava avere problemi. Ora, vediamo. No! Ok. E vabbè, ma sei un po' Ok. È me strano. credevo fosse. Credevo fosse. Credevi fosse. Fosse. E poi faccio anche una cosa. Che mi preparo. Su. Ok. Stai facendo? No, mi preparo Ah, le le informazioni. informazioni che devo Il gobbo. dire. Sono queste. E poi queste. Ok. Ok. Cosa facciamo? Prendi quello che dobbiamo Ah, fare. subito, dov'è? È lì dietro. Dietro alla cosa dei dadi. Ah, ok. Allora, come primo momento di attualità, Di attualità. abbiamo, cioè, un nostro carissimo amico, ciao Ale, ci ha Ok. portato questa, cioè ci ha Ci donato ha questa qua. donato una fantastica busta di homelands in francese, Non abbiamo ben che non mette capito, mai fai a fuoco. Dammi, fuoco. No, dammi, ma dammi. perché No, foil? no, Ma lo lo so io stesso. perché. Perché tu devi andargli di Buonasera. prepotenza. No, sì, visto. Ah, quindi è la Sì, è cattiveria. la Si cattiveria con spaventa. cui ci metti davanti le cose. Terre natale. Sì, ok. Ed è una borsa, sì. Una busta di Homelands in francese. Che stasera apriremo la live con l'apertura della busta. Sì. Perché la stasera apriremo con L'apriamo. questa. Apriremo la busta con la serata. Apriremo la serata con la Allora, busta. cercando di essere il più delicata Aspetta, dammi. possibile, che... Perché piano fai il metodica. Bravissima. Usiamo le bisturi e i guanti come. Si è rotto. Buonasera. No, no, si è rotto. No. Sì. Tanto troveremo il didgeridoo e ridaremo tutto al proprietario. Siete pazzi? Perché È un dono. siamo pazzi? Beh, normali non lo siamo. È Lasciala la... chiusa, ne ha già altre tipo 15 chiuse. Quindi non è un problema. Questa ci ha chiesto di aprirla. Ci ha chiesto esplicitamente di Chiedo aprirla. la rara qual Non lo sapremo mai. è. Sì, lo so che vale più chiusa. Che piantiamola con questa cagata. Allora, abbiamo trovato l'abbazia di Aizen, che è quella che dava i colori colorati. Oh, perfetto. Ajoutez Blanche a votre réserve. C'è una busta per lei, Jace, la vuole aprire? Lavinia, apri la busta. Esatto. Quello non ho letto. Ok, cosa che fa? Incanta creatura. Tappa la creatura Ah, sì, è un tappino. L'hanno ristampato in Eternal Masters. Ok, questo mi piace un sacco. Quello in francese, sort de dish, aspetta che mi nascondo, ecco. Questa roba qua Infligge infligge un un danno. danno a ogni creatura, ogni giocatore. Stregoneria. Non Ok, questa era rara. credo. Non lo so, non le conosco. Poi Mi abbiamo altre nascondo. capre. Furetti, Furetti, furetti. tanti furetti. Furetti di gioco. Se vengono dichiarati, leggo da lì perché ci vedo meglio. Eri stata bravissima. Ecco, se vengono dichiarati come attaccanti, i furetti prendono più 0 più 2 fino alla fine del turno. Alla fine del combattimento, tappa tutte le creature che hanno bloccato i furetti. Quelle creature non stappano durante il prossimo stop. Furetti. Perché il verde qua tappava e non faceva stappare? Questo è un minuto. Ah, beh, questo è. Sì, di Anabana, vabbè. Infligge Fa un un danno a una danno. creatura, un giocatore, bersaglio. Questo? Non so se mi è già passata la rara. Penso neutralizza una stregoneria e Il metti. suo No, con so una magia e mettila
In fondo, Sì, penso dessous. sia il grimorio del suo proprietario. Questo. Non è brutta. Ah, doveva essere memory lapse. Sì. Ok. Sì, la rara era quella là, secondo me. Qual è la quale? I furetti? No. Quella nera? Quella Ma nera. no, un danno creatura giocatori, non mi sa di rara. Beh, dopo le cerchiamo su Magic Card. Pirati dei briganti, dei Vabbè, brisanti prima e questa. un cimitero. Sì, Memory Lapse. La griglia del cimitero, protezione dal nero. Ed è un 0,5, Sì. costa 3. E mentre questo coso. Forse questa è la rara. Troppo per potenza. Ok, che brutto. Pirati dei briganti. Costo 3 ogni volta che fanno danno a un avversario. Fai macinare uno col giocatore. Con Potrebbe la essere. fase di Barone di Sengir. Adesso scopriremo qual è la rara. Perché. Allora, facciamo le papabili. Allora, la papabile o è in questo o era l'ultima? O i furetti. Allora, pirati dei brisanti. No, facciamo così. Aspetta, cerchiamola. Cerchiamo qua, ricerca avanzata. Quello è Homelands. Sì. Andiamo a Homelands. Che dov'è? Not legal, No, mi sa che è event, su aspetta, tournament gift, ed è, no, è un po' sì, è più su, su. è su, è su, è su. Reprint no, masterpiece, questi sono i, eccoli qua, Homelands, le rare. Cerchi solo le rare. Che per altro non c'era. Cerca. Così scopriremo quante sono, pochissime. No, Ancestor, Vabbè, uguale. Spirit Craft. Sì, vogliamo un'immagine. No, non mi ricordo se qua c'erano le immagini diverse. Per quello. Cioè, potevamo sbustare il Barone di Sarebbe Sengir. stato carino spostare il Barone di Ok, Sanger. Ancestor, questa cosa inquietante. Didgeridoo. Didgeridoo, il pony è raro. Allora no, forse hai ragione te. Ho paura che abbia ragione te. La mamma, la nonna, questa è un po' inquietudine. I signori Fu Sanger. così che trovammo la busta senza rara. Ce ne sono le ultime tre. No, manca una rara abbiamo trovato. Yeee, siamo fortissimi. Neanche la rara. Sì, esatto, Non cioè c'era la rara, non c'era la rara. Che abbiamo constatato non c'era che la rara. non c'era Grazie Ale. la rara. Beh, hai aperto quella senza rara. Aspetta, a Cerca meno che. Non mi sembra. Scegli scatole furetti. Quanti furetti vedo ci qui. siano? Ma no, ma non credo siano furetti. No, però non c'è nessuno. No, no, poi no, non c'è la versione alternativa No, no, della rara. no, no. Ok, busta senza rara, siamo forti. Siamo Via. bravissimi. Ma quante ce n'erano? Pochissime. 1, 2, Ma l'ho 3, dimenticata 4, 5, dentro? 6, No. 3, 8. Cioè. 8 carte. Sì, c'è anche scritto sopra, effettivamente. Boh, non so. 8 carte, però i furetti. Allora, i furetti sono bellissimi. A me piace molto la griglia con la protezione dal Sì. È nero. E anche questo, quello dai, tipo insomma. Piro, una specie di Rituale, è un piroclasma. rituale. Piroclasma nero che fa un Sì, danno a una creatura, un effettivamente danno a un era più, giocatore. faceva sognare di più quando era chiusa. Sì, decisamente. Adesso ridiamo tutto ovviamente al proprietario. Perché non ci sentiamo di tenere queste carte troppo forti. Ok, poi. Bene, dopo questa parentesi, Gliele riconsegni. sì, glielo riconsegno. Non so se ci sarà domani sera, vabbè. Comunque me lo porto dietro. Digli che È tutto in sì, francese. è tutto in francese. La busta è francese, cosa Eh no, lo vuoi? so, però proprio anche le scritte dietro. Ok, iniziamo con le cose un po' più serie. Sì, partiamo. Parti. Allora.
In questa settimana sono stati fatti degli annunci dalla Wizards riguardo, come sempre, problemi con Twitch. Non so. Se avete problemi con Twitch, mettete pure la qualità del video a bassa, tipo. Tanto alla fine non è, anche se non ci vedete bene, non è che cambia. Fate la rotellina, poi c'è qualità. Vabbè, che io vedo solo auto o 1080p, e ero rimasto che potevi. Insomma, impegnarti un po' di più. Esatto, poteva almeno andare a bassa o a media. Comunque, eventualmente la prossima volta proviamo a streamare con un po' meno. Non lo so, perché alla fine i dati che inviamo sono sempre quelli. Quindi non lo so. E comunque, nel caso altri abbiano problemi insomma, con la visualizzazione dello streaming, ditecelo, che magari, se iniziate ad essere tanti, proviamo Con problemi seguiamo. a. Ti Ci richiamano. bussano. Busso, vado a sentire. E allora, quindi nell'ordine stasera ci saranno i cambi. Ok, i vari cambi, quelli da VPN, no, cioè Friday night, i vari eventi dei negozi e la storia di Ajani. E ci saranno anche le nuove buste tipo Standard Showdown, quello che No, troviamo beh, sono dentro. sempre quelle. Sì. Allora, cambiamenti sono 6, se non ricordo male. Diciamo il primo, che è quello un po' più leggero, è come verranno. Ma lasciala No, è stare. bella. Appunto. Come verranno rigestite le bustine dello Standard Showdown, che sono delle buste che si danno in premio appunto a questi tornei di standard che di solito i negozi fanno una volta a settimana, e che appunto costituiscono, oltre a delle buste normali, il premio, in base a criteri che poi alla fine il negozio decide, perché Che può essere un c'è chi la lieto dà solo alla premio. top, c'è chi lo dà, che ne so, anche all'ultimo e cose così, e c'è chi lo dà in base a un sistema parallelo di cose tipo punti o cose del genere. Comunque, finora, cioè con Amonkhet, fino ad Amonkhet, in queste buste c'erano sempre due rare o mitiche, normali, diciamo, una terra full art di Amonkhet e una foil qualsiasi. Ovviamente di carte legali nello standard al momento in cui la busta è uscita, diciamo. Quindi potevi trovare sia carte di Amonkhet sia carte di Battle for Zendikar, per dire. Esatto. Con Era della Rovina la cosa cambia leggermente in meglio, nel senso che ci saranno sempre in queste bustine due rare o mitiche normali, la Terra Full Art di Era della Rovina in questo caso. Quindi la versione di Esatto. Amonkhet distrutta. E soprattutto hanno deciso di non tenere un solo slot della foil puramente casuale, ma non solo di convertirlo, diciamo, in base alla rarità della carta che puoi trovare, ma addirittura di metterne due. Quindi ci sarà uno slot della foil in cui potremo trovare una common, una uncommon o una terra full art foil, e un altro Hola Daniel, e un altro slot aggiuntivo in cui ci sarà una foil rara o rara mitica, The Floor is Lava. Perché? E Perché sì. questo è chiaramente, secondo me, un
Beh, diciamo che limita quel terribile momento in cui tu, il tuo amico sbusta tipo l'invocation Sì, che adesso non e... si può più perché hanno cambiato anche quello, il Bene, primo e passaggio è stato tu spostavi quello. foil il cammello. Esatto. Cioè, limita quel disgusto verso le persone Sì, attorno diciamo a te. che hanno pian piano lo stanno ottimizzando perché effettivamente il fatto di poter sbustare un masterpiece nella prima ondata, diciamo fino a Kaladesh, tra l'altro Sì, è capitato. con una frequenza molto maggiore, o Terrafoil, dato con una frequenza molto maggiore di quanto, cioè con una probabilità molto maggiore di quanto non sia nelle buste normali, Sì, perché il era, negozio era capitato sì, molto spesso. diciamo che delle buste minime che davano un negozio, almeno una eri praticamente sicuro che fosse un masterpiece, e ne davano tipo una trentina. Perché era 1 su 30 la probabilità dei masterpiece dentro, diciamo, dentro le buste showdown. E quindi come detto, il primo passaggio è stato dobbiamo togliere le masterpiece perché altrimenti c'è già i negozi disonesti, tra virgolette, che non le mettono come premio ma le rivendono. Sia per quelli che magari vanno allo Standard Showdown e sono dei mega pro che vanno lì solo per vincere la busta e chiuso, insomma, hanno tolto alcuni problemi che potevano esserci. E dopodiché, adesso diciamo siamo arrivati quasi a un punto ottimale perché comunque trovi un po' di carte, di cui tre sicuramente rare o rare mitiche, di cui una foil tra l'altro. E poi terre base full art che fanno sempre figo. A partire dalla prossimo Quindi da da Ixalan. Ixalan, dalla prossima Standard Showdown, dato che non hanno più le terre base full art da poter The floor is lava, abbiamo capito. Basta che stai al sicuro e che non ti bruci. Ma se le tolgono completamente, queste masterpiece fanno un piacere a In tutti. realtà, come è stato già detto, le masterpiece saranno tolte da quasi tutti i set, nel senso non sarà più un prodotto costante, come è successo fino adesso, ma si sarà solamente in quelle edizioni dove sono, tra virgolette, consigliate. Cioè, per esempio, quando l'avevano messo come Kaladesh o quando l'avevano messo magari anche nella stessa Zendikar, avevano come motivazione il fatto che fossero le terre, quindi delle spedizioni alla ricerca di nuovi territori o dei prodotti costruiti in questa fiera su Kaladesh. Ovviamente queste due motivazioni sensate sono, cioè soprattutto in Amonkhet, si sono distrutte. Perché Sì. hanno messo carte che non c'entravano così tanto, non erano così strettamente necessarie e quindi poi hanno cominciato a stampare delle comuni di mer delle carte stupende e non aveva molto senso. Già si era cominciato a notare che c'era qualcosa di profondamente sbagliato in Kaladesh, ma soprattutto in Rivolte dell'Etere, con delle stampate, delle cose stampate che dici: ma perché? Che io trovo Tottero e questo qua mi trova sta. Esatto. Poi, ovviamente, esatto, c'è una cosa Ma del poi, genere. vabbè, che cioè non li considero neanche un fattore così impattante Ora sul come ora in draft. Ixalan, anche se effettivamente avrebbero potuto evitare Amonkhet e magari inserirle in Ixalan come Piuttosto, tesori, esatto. in Ixalan le eviteranno. Potrebbero già rifare la comparsa Indominaria, sì, ma secondo me se lo rimettono Indominario mettono quelle carte che sai che magari non sono super forti, ma hanno un motivo, cioè sono iconiche. Indominaria possono giocare su carte iconiche che la maggior Vecchie parte magari. vecchie, artefatti, oggetti vecchi, hanno talmente tanto da cui prendere che Indominaria, cioè. Possono fare una serie su tipo Nella Legacy, Legacy. possono fare una Posso serie fare la Legacy Weapon? o possono fare anche comunque una serie di oggetti, di personaggi iconici di Sì. Dominaria. E gli possono mettere anche gli occhiali di Urza. Perché? Esatto, Perché che è di comunque. Urza e Masterpiece. Ma è brutto? Sì, non c'è, cioè, nel senso, non vale, però è Sì, iconico. sì, sì, Quindi sì. ha una motivazione. Soprattutto perché il ritorno a Dominaria, cioè.
è una cosa che ha senso. Con le carte pippa magari sì, adesso Sì. poi bisogna vedere anche come vogliono improntare Allora, sì, vabbè, magari le non nuove tutte le masterpiece. expedition erano belle, come non tutte oddio, come si chiamano? Le masterpiece di Kaladesh erano belle, non tutte erano tutte belle, però avevano un loro senso, perché era detto l'espedizione su Zendikar. Poi se la sono giocata bene, cosa hanno fatto come prima cosa di terre? Vabbè, sì. Tutti le vogliono, più o meno. La seconda, ok, gli artefatti ci stanno, sì, perché li abbiamo mandati su un piano dove gli artefatti sono fondamentali. E già Amonkhet, cioè Amonkhet secondo me volevano provare a fare la grafica fica che Sì, sembra volevano più la fare grafica strana, ma non gli è venuta così l'invocazione degli bene. dèi, però alla fine è molto, cioè, Cioè, più che un problema in sé vaga come cosa. dell'esistenza delle masterpiece all'interno dell'edizione è la quantità. Perché? Cioè, Perché si se stavano già dovessi. bruciando praticamente Se tutte le dovevano cose riempire 10 possibili. slot, ok. Ma ne hanno riempite quante? 30? Cosa? Quante sono in Sono totale? 50, ne fanno 50. 50 set a Cioè, blocco se dovevano praticamente. riempirne 10, 20, ok. Ma 50 ti sei già bruciato le carte decenti che puoi permetterti di ristartare. Esatto. Quelle che non sono legate da nessuna parte. Fortunatamente Dominaria è talmente tanto estesa che possono stampare di tutto, ma proprio di Praticamente. tutto. Cioè, ok, forse mi stampano l'angelo di Serra, qualcuno potrebbe stampare l'angelo di Serra. Ma per la rivolta di tutti i giocatori. Eh sì, però nel senso. Secondo Eh no, me. per capire, cioè, nel senso, il Vendicatore di Serra, però tutto ciò che è legato alla storia di quelle di grande mondo che è Dominaria può essere stampato, quindi forse Dominaria le rivedremo, però può darsi che poi le rigiochino una volta ogni Ma tanto, sì, ma secondo me tipo fanno le masterpiece con la grafica vecchia, così già basta, quello, sono tutti però contenti. sì, non hanno deciso che non era una cosa molto intelligente metterle in ogni edizione, Almeno, neanche un po', se ne sono accorti. un po' No, tardi. beh, fortunatamente presto. Chi gioca Sì, Oscurfa vi piaceva un ok, angelo di serra. chi gioca Oscull? Quelle 4, quelle 12 persone in Italia che giocano old school. Niente, dicevo, prima che partisse la cosa sulle Masterpiece, che da Ixalan, ovviamente non avendo più terre full art da mettere dentro le Standard Showdown, hanno deciso che metteranno delle terre foil o terre base o con grafica vecchia, scusa, con grafica vecchia, con illustrazioni famose, tra virgolette, o comunque versioni che non sono mai state stampate foil. Hanno già annunciato quali saranno quelle di Ixalan, che mo vi faccio vedere, Che che sono quelle sono che erano quelle di quelle Commander. che sono uscite perché in Commander 2016 tutte le terre base sono state commissionate ex novo e hanno fatto tre cicli, tre artisti iconici di Magic. La signora, Una di la queste Rebecca è Rebecca Guay. Guay, che ha fatto il suo Mark ciclo di terre, poi e Mark Poole e Kev Walker, che ancora lavora attivamente. la palude di Mark Poole, secondo me, è Queste una qua delle sono paludi più quelle. belle E esistenti, usciranno insieme a quella in della questa Guay. grafica foil con la stellina della Cioè, Wizard guardatela, e anche quella della tutto. Guay. E quindi, diciamo, probabilmente dove non avranno delle terre speciali da mettere dentro le buste dello Standard Showdown, metteranno queste versioni foil, diciamo, di queste terre Potrebbero base. prendere delle arti terre base vecchie. Magari, che ne so, quelle di la versione non full art di quelle di Aninged o di Unglued, poi non lo Beh, so. anche terre di Alpha, Beta, Revised, metterle con grafica nuova, prendi Oppure, l'arte. esatto. Ci sarebbe il ciclo di Christopher Eh Rush. sì, Cioè, ti comunque faresti un po' di Fizz. hanno da che attingere, E diciamo. questo, il ciclo della Guay è particolarmente bello, ovviamente, cioè, insomma, Sì, beh, lei, esatto, ha il cioè, suo stile, che è quello che piace e un po' quindi i nuovi a Commander hanno queste qua dentro e cioè, questa tutti. I cosa, vecchi i Commander, vecchi, in sì, ci rende realtà. molto felice. Dopo, l'altro, questo è il cambiamento minore, diciamo. Poi l'altro cambiamento, adesso,
Tralascio quello più grosso perché voglio metterlo alla fine anche un po' perché è quello su cui io non sono d'accordo. Comunque, un cambiamento è che non ci sarà più il game day, cioè nel senso non è che non ci sarà più, cambierà Nome nome e e data. data, perché con questa storia dello Standard Showdown essenzialmente, buonasera, ciao Michael, essenzialmente hanno detto ok, noi facciamo per questo mese, mese e mezzo, ogni settimana il torneo dello showdown, però deve portare a qualcosa essenzialmente ed è l'idea che hanno avuto in questo modo, ossia il game day non lo facciamo più dopo un mese dall'uscita, ma lo facciamo vicino all'uscita del set successivo e prendere il nome di Store Championship, che diciamo è come se fosse la fase finale dello Standard E Showdown. questo in realtà ha un suo perché, nel senso Sì, che ci sta. comunque ti fa invogliare a fare lo Standard Showdown, ad andare avanti, a Esatto, creare proprio quella hanno. continuità Esatto. che molti non avevano, cioè molti si lamentavano di non avere, molti negozianti, cioè comunque l'idea che il gruppo continui. Cioè dal release a un evento successivo e poi vada avanti con costanza, è una cosa che soprattutto ai Esatto. negozianti e alla community, quindi che si può creare in un ambiente, E è poi la importante. cosa più importante ancora è che ovviamente essendo alla fine dell'edizione, le promo non saranno promo di carte che sono già nell'edizione che probabilmente tu ti sei già riuscito a procurare, ma saranno delle carte, delle promo in anteprima Dell'edizione dell'edizione successiva. successiva. Quindi Spoiler! esatto, essenzialmente E questa creano cosa. spoiler legittimi prima del tempo. E questo può essere anche comunque interessante perché è vero che tutti sicuramente li troveranno online Sì. comunque, e anche se non hai partecipato, però comunque l'idea di partecipare e di avere in anteprima, magari anche con arte diversa, quello sarà il Sì, beh, classico. sarà sempre da come di Sempre aspetta che può leggo. darsi che sia sempre full art. Una carta No, non dell'edizione dice come successiva saranno. è sicuramente una cosa che può invogliare comunque anche a partecipare. Cioè l'idea di avere una carta prima degli altri di quell'edizione è una cosa che fa picco, Esatto. cioè. Poi hanno spinto, ma saranno legali sempre all'uscita dell'espansione? Sì. Sì. Sì, sono semplicemente te le danno in Però, anteprima. cioè, è l'idea del fatto che comunque, cioè, loro sanno che sono gli spoiler che piacciono molto, cioè, è ovvio, cioè, aiuta un pochino anche ad arginare magari spoiler non voluti, ma soprattutto a invogliare la Sì. partecipazione. Potrebbe passare anche tramite quel mezzo. In realtà non hanno detto qu esattamente quando faranno questo Store Championship. Quindi potrebbero, secondo me, contribuire allo spoiler, tra virgolette. Anche perché avevano Perché parlato di un mese dopo, cioè quasi verso la verso la, fine. perché hanno detto ver poco prima dell'uscita dell'altra edizione. Quindi suppongo che lo facciano almeno durante l'ultima settimana di spoiler, diciamo, o anzi, diciamo il venerdì della prima settimana di spoiler ci starebbe perfettamente, così c'hai delle carte a metà della stagione di spoiler, delle carte nuove e che puoi toccare proprio con Sì, mano. quello sarebbe molto molto, cioè un momento azzeccato. Inoltre. E questo, diciamo, secondo me è un bel cambiamento e penso l'abbiano gestito anche abbastanza bene, Sì. soprattutto con tutto quello che hanno fatto in questi ultimi, diciamo, quest'ultimo anno per promuovere il gioco all'interno del negozio. Che essendo quello più che altro ci si lamentava del fatto che comunque ok compro le E bustine, faccio il soprattutto. mazzo, manca la base in cui provare, in cui la continuità, Sì. e quindi se il giocatore può avvicinarsi a un negozio e stare al suo interno e continuare a imparare, ma soprattutto chi è dall'altra parte può ritrovarsi magari non col negozio vuoto il giorno, la settimana dopo del Esatto, release. più che altro l'hanno gestita bene anche e soprattutto per quei giocatori che non, cioè nel senso che vanno lì a giocare
per divertirsi o quelli che stanno iniziando, perché comunque sono eventi informati che vanno bene per tutti. Diciamo che lo Standard Showdown è forse il livello più alto del giocatore amatoriale da negozio, che può ogni settimana può fare comunque un torneo con un po' di gente e in un formato competitivo alla fin fine. Ora sappiamo tutti i giorni tranne il venerdì. Adesso ci arriviamo. Poi gli altri due eventi che hanno introdotto sempre nell'ultimo anno sono la Lega e l'Open House, la Magic Open House. Che sono comunque anche quelli più Questi verso i nuovi sono più verso i giocatori. nuovi, soprattutto la Open House E è sono proprio pensata praticamente solo per loro. Ecco, hanno fatto dei semplici cambiamenti, sempre per invogliare sempre un po' di più, ossia che durante la Open House, per la sola partecipazione, verrà regalata una promo, foil full art dell'espansione in arrivo sempre, quindi si punta sempre a guardare in avanti, a farti venire la voglia di continuità. di vedere che cosa ci sarà dopo, anche perché comunque la Magic Open House succedeva una settimana prima del pre-release, il weekend prima del pre-release, quindi comunque è abbastanza vicina ed è potrebbe addirittura essere proprio una cosa che invoglia magari il giocatore a provare a fare il pre-release, perché già cavolo se trovo questa carta, adesso non so che carta daranno, perché daranno sicuramente un uncommon orribile, perché per un open house non credo diano o danno una rara ignoranza oppure un uncommon, insomma. Rara ignoranza. E quindi anche qua, diciamo, è un'aggiunta che è graditissima anche per chi come noi non va all'open house per imparare, ma va magari ci si organizza col negoziante per aiutarlo ad insegnare O ai nuovi almeno a adepti, seguirli. esatto, o comunque esatto, a A fare anche un seguirli po' di mentre numero, a far giocano. capire che comunque la community c'è e non è solo lì lui che deve convincere i suoi amici, ma c'è Esatto. qualcuno in più. L'altro cambiamento avviene appunto nella Lega. La Lega è quello che avviene all'uscita dell'espansione. Prendi tre buste, fai un mazzo da 30 carte con quelle tre buste più terre base e poi puoi sfidare chiunque nel negozio partecipi alla Lega. Ti segni chi vince e chi perde, poi si vincono i dadini, in questo caso da 4. Quelli super fighi rossi di Bolas e anche qua verrà data una promo sempre per la partecipazione e sempre anche qua è una cosa già in realtà la promo prima la davano alla fine che davano la pedina adesso non davano niente perché davano i dadini adesso hanno detto beh diamo la promo all'inizio. Così invogli di più ad iniziare piuttosto che magari uno si stufa ad arrivare alla fine e il negozio rimane lì con plicchi di token foil che non riuscirà mai a dar via a nessuno. E quindi magari dando anche una carta comunque giocabile potrebbe, diciamo, invogliare a partecipare o anche soltanto dire ok, io ci provo perché mi danno la carta, poi magari ti prende e vai. Ok, l'ultimo punto che è anche il più dolente. Allora, Ton tutti ton ton ton. probabilmente andiamo, o comunque molti giocatori di Magic vanno il venerdì sera al negozio perché c'è l'FNM, che è un torneo che il negozio è liberissimo di fare come vuole, conta come torneo, come evento, diciamo, settimanale, quindi ci si ritrova, è bello e tutto così, e soprattutto si andava perché c'era la promo FNM. Quella che avevamo urlato di gioia e giubilo qualche mese fa, la promo Esatto. tipo di settembre, Tipo Fatal dal Push, push. che sembrava in queste ultime scelte, sembrava finalmente mettono delle promo belle, dai, che figate, qui e In là. realtà ti hanno fatto l'ultimo E regalino. invece, esatto, hanno deciso che all'FNM non ci saranno più le promo FNM, in realtà ci saranno, ma non saranno più carte, diciamo carte giocabili. Diglielo, e Lo diglielo che non so, ci saranno no, più non glielo promo. dico, poi mi fa male.
Non ci sono più le fame femmine. Non ci sono più, aiuto. Ah. Hanno deciso di Potevi esserci sostituire. tu come promo Cioè, non credo. Hanno deciso di sostituire le promo che siamo sempre stati abituati a vedere con delle token foil, quelle double face, perché hanno giustificando la allora. cosa con: vi sono piaciute, abbiamo sentito che vi sono piaciute tantissimo le token, quelle zombie di luna spettrale, Sì, quelle che vi davamo alle leghe e così, sono belle. ma perché erano una cosa in più a gratis, non Cioè, perché le sì, cioè, volessimo erano belle, incredibilmente. le ho nel Commander. Wow, no. Ma non puoi togliere. E qua io non sono assolutamente d'accordo perché ci hanno tolto. Esatto, ci sono Sono piaciute piaciute perché erano perché gratis. erano cose extra, non erano dovute e erano una Esatto. Poi bella era una bella cosa. idea perché la token foil era carina, poi insomma, cioè ci stavano, ma in quel contesto, basta. Cioè. E adesso io non penso che loro siano così miopi da non vedere che quasi tutti i Scendiamo giocatori in piazza e scioperiamo. scioperiamo Con scritte che vogliamo le promo bring FNM. back FNM FNM promos. E praticamente, secondo me, non sono così miopi da non capire che quasi tutta l'affluenza degli FNM derivava da quello. Poi c'è da dire che i Totter K, ma i servi che cavolo. Io li uso. Sì, Io ne vabbè. uso tantissimi. Ok, e ne avrei quattro. Ma Quattro. io ne voglio di più. Appunto, cioè non puoi averne più di tot di... Di foil no, però ce li ho. Però Sì. io li uso. E a cosa serve avere zombie da entrambi i lati? Quello, vabbè, Dice, non mi piace questo lato. metto Non mi quello. piace quest'art, mettiamo Ok, l'altro. quello sì, avrei preferito averne due perché comunque quando lo tiro fuori lo metto lì foil, bellissimo, ma ci devo piazzare un dadone sopra. Esatto. Secondo me, allora, a parte che ho letto, e forse magari stanotte lo traduco e lo pubblico sulla pagina, i motivi per cui hanno deciso questa cosa, l'hanno Cos'è? Perché la gente spiegati. era molto greedy, No, andava allora lì hanno solo nei mesi buoni. detto, che volevano che l'FNM fosse più friendly come Sì. ambiente e molto spesso le promo, soprattutto quando c'erano le promo belle, catalizzavano, diciamo, quei Cioè, giocatori vorresti dirmi, super volevano competitivi. evitare le risse a settembre quando No, c'era proprio il volevano push. semplicemente che quelli, i poveretti che avevano fatto gli standard show, magari era la prima ondata di standard showdown che avevano fatto, si ritrovavano all'FNM dicendo: ma sì, standard showdown ce la faccio bene o male, perché quelli competitivi andavano ai PPTQ quando gli standard Sì. showdown, visto che li fanno il sabato e la domenica. Al venerdì sera FNM c'è Etherhub. Il tipo che gioca standard competitivo li vuole ovviamente, o anche chi li giochi, chi poi li rivende, perché alla fine sono anche quelli, Va va lì, lì, li gioca. vince, li devasta e il giocatore che ha appena iniziato effettivamente si sente un po' così. Diciamo che se Magic è sopravvissuto fino adesso con questa cosa, secondo me poteva sopravvivere anche Avrebbero, all'indefinito. cioè nel senso, avrebbero o pensato magari di proporre promo diverse, avrebbero giustificato magari scelte di promo magari belle come arte alternativa, però meno forti, Esatto. e forse avrebbero potuto semplicemente ridurlo, ma non mettere le token, perché comunque ci sono stati dei Sì. mesi con delle promo meno, Sì, cioè. certo. Infatti questo è l'altro argomento che hanno usato, che era del fatto che secondo i dati che loro Raccolgono. ovviamente raccolgono, ha detto il mese in cui abbiamo fatto uscire Terab non ha avuto molte più partecipazioni rispetto al mese che abbiamo fatto uscire il Noose Constrictor, il Allora. serpente, per dire. Quindi ha detto non è
sappiamo che essenzialmente indipendentemente dalla carta che facevamo uscire, l'affluenza era comunque quella che era, non è che cambiava Sì, drasticamente. appunto per quello Però avrebbero. appunto, quindi perché comunque toglierle? Vuoi proprio ucciderti l'affluenza? Cioè, avrebbero potuto utilizzare magari, non lo so, delle promo non particolarmente forti, però con una scelta sensata e basta, cioè. Non tutte le prome FNM sono belle. Eh sì, infatti, quello è il punto de dell'ultima cosa. Cioè. Non si può creare discriminazione contro i giocatori. No, infatti, lì purtroppo dipende molto dalla community, cioè il negozio come riesce a gestire la community. Perché, E per come la esempio, community stessa si gestisce. il nostro negozio non vanta dei giocatori a livello competitivo, per dire. Quindi, bene o male, il venerdì sera, se ci sono quei ragazzini che hanno iniziato da poco, che noi conosciamo, che sappiamo che vengono all'FNM, nel senso non ci andiamo giù di brutto, o comunque sappiamo che stiamo, cioè cerchiamo, in realtà ci comportiamo come si dovrebbero comportare tutti i giocatori di Magic, ossia aiutare chi ha appena iniziato, non fare lo stronzo come molti invece fanno. E cose del genere. Purtroppo questa realtà non è così da tutte le parti. Molti negozi che ho visto, che hanno soprattutto anche più gente del negozio che abbiamo noi, anche se ultimamente comunque stiamo Sì, però magari in sono in tanti, ma città molto comunque più esatto, grandi. parlo proprio di quello. Di solito i negozianti riescono a dividere, Gli FNM. a fare, che ne so, due tornei paralleli. Uno con, adesso mi ricordo a Trento, lui faceva gli under 18 e gli altri, no, lui faceva sì, under 18 per Sì. esempio, divideva in base all'età perché diceva quelli là si ritrovano, perché giustamente lui ha dai 15 anni ai 35 anni che giocano, magari un 15 anni si trova un po' a disagio a giocare con uno molto più grande di lui. Però anche se il fatto che FNM può essere draft conta l'esperienza, quindi non solo la sbustare bene, quindi il culo, ma la bravura. Sì, È lì è ovvio un. che chi ha esperienza anche con delle carte magari meno forti sa utilizzarle o comunque sa costruire qualcosa di un po' Sì. armonico, perché io posso trovarmi dei vagoni osceni, però poi intorno non riesco a costruirci nulla, se non calo quello perdo comunque. Cioè, ho visto in sealed, non in draft, avevo dei vagoni osceni, ma il resto delle carte faceva talmente schifo che, cioè, ok, avevo Sì, o Sandit pescavi quelli o o no, o niente. niente. Mentre il draft è più semplice, ok, trovo la rara decente, trovo il vaccone, pian piano mi prendo delle carte simili, delle carte, però devi Ma saperle anche lì, fare. esatto, soprattutto in draft comunque Poi non c'è è sempre il momento in immediato. cui giri, ti trovi una carta in mano e dici porca vacca, devo mettere il terzo colore. Allora lì cominci a tirare su Santi, perché fino al secondo si può lavorare, col terzo sono dannata. E niente, basta. Questi qua erano tutti i cambiamenti che avverranno a partire dall'uscita di Ixalan. Esatto, quindi c'è Quindi, ancora poco tempo. però, per esempio, non hanno fatto capire se tutti quegli eventi che danno le promo della espansione successiva, Sì. tipo il Magic Open House che succede prima Sì. dell'espansione, così, se parte da Ixalan, nel senso che noi al Magic Open House avremo la promo di Ixalan, o se al Magic Open House avremo la promo di rivali di Ixalan che è più in là. Non lo Quello so. Quello non no. l'hanno specificato. Se partire, cioè nel senso spartire con Ixalan, nel senso di questi eventi saranno riferiti ad Ixalan o no. Anche perché comunque la Magic Open House per Ixalan forse è troppo vicina. No, Lì è 2 settimane prima troppo vicina a del noi rilascio. ora. Ah, boh, Quindi, ma secondo me potrebbero. Dipende se beh, la hanno. loro Quanto in pianificazione anticipo di vogliono solito fare le fanno le cose, promo. cioè fanno le cose in anticipo. Quindi è plausibile anche con la stessa Ixalan. E basta, questo era Questa era tutto. la E parte. spero, insomma, di
aperto gli occhi a qualcuno, perché la cosa veramente dell'FNM, delle promo, Non non l'ha mandata ci giù. E l'unica piace. cosa che mi fa pensare, appunto, è che non sono così stupidi da non capire questa cosa, che le promo attirano dell'FNM, perché appunto, non, nel senso l'hanno capito perché tutti gli altri eventi ci stanno spalmando su delle promo in regalo. Quindi io non vorrei che le promo FNM in realtà diventassero qualcos'altro, Tipo magari date in gole, altro modo. modo, magari torna alle Players Reward, che uno può sperare, ma però potrebbe essere un Però le passo. Player Awards sono limitate. Le Player Rewards era, se non mi ricordo male, perché non ho fatto in tempo purtroppo, era in base ai punti che tu accumulavi durante la Quindi stagione, serviva una continuità su eventi o comunque sanzionati. no, sì, ma comunque anche lo Standard Showdown, Ok. anche la Lega, Sì, sì, nel sì, sì. senso, Quindi era tutta quella meccanica della continuità che stanno esatto. Quindi, applicando. appunto, per questo, se stanno tornando a regolamentare la continuità del gioco, cosa che prima non c'era, ma perché prima il gioco era diverso, prima c'erano molti più grinder, si dice, cioè molti più competitivi a manetta, facevano, c'erano molti meno posti dove giocare, quindi era molto più concentrata la community sia sul gioco che a livello di numeri. Adesso ci siamo espansi, quindi adesso stanno cercando di far tornare, di regolare un po' quella continuità. Cosa c'è? No, niente. Di regolare un po' quella continuità, soprattutto per i giocatori nuovi e per le nuove generazioni che sono molto più che si lasciano prendere da una cosa poi dall'altra e perdono l'interesse molto più Non mi facilmente, ricordavo chi dei secondo due aveva Gianni. me. Eh? Non mi ricordavo chi dei due aveva il Ah fancubo no, di ce Gianni. l'hai te. Io no, non ce l'ho. E quindi io spero che questo porti effettivamente a dire ok, noi ti stiamo imboccando la regolarità dei tornei e adesso ti introduciamo che alla fine della stagione, in base ai punti che hai fatto, noi ti diamo tot promo fighe. Quello sarebbe un'ottima, ritornare a quella strategia sarebbe ottima, perché comunque l'idea che tu possa partecipare e poi pian piano accumulare punti e quindi avere la possibilità di un premio alla fine può essere molto, cioè Magari comunque. varie soglie ben scandagliate, così per dire c'è una soglia bassa che ti prendi delle full art, magari di common and uncommon, come erano le Players Reward alla fine. E poi andando Poi avanti andando fino su, magari a delle cose. rare interessanti e ovviamente non arrivare alle promo da Sì, judge, cioè non poi arrivare bisogna. Sì, magari a. poi bisogna capire, magari la prima fascia saranno carte dello standard, perché ovviamente i giocatori che fanno meno punti di solito sono quelli che giocano più, probabilmente più standard. Poi magari andando su con le soglie si sbloccano, tra Beh, virgolette, l'unica carte più cosa è che fighe. questo può rischiare la speculazione, però non possono limitare la Ma non speculazione. neanche più di tanto. No, Alla perché fine effettivamente le non c'è quanto speculazione su costano quelle da le. judge, quindi. Perché No, beh, perché no, su quelle costano da troppo. judge è perché sono limitate e costano quello che costano. Sì. Ma tipo tutte le full art delle Players Reward No, che le beh, trovi alcune a le trovi a 2 niente. euro, le trovi a Poi 2 euro in ovvio, fiera. cioè. L'ordine criptico è Sì, una no, dico le cosa, comuni, le le comuni è un'altra. forse Ponder, non lo so. L'avevo pagata 5. Per dire che comunque Ponder l'avevo una pagata 5 carta. euro, sì. Poi tutte quelle che ho, Ora ne vale forse 7. Mortify, Putrefy, Perché è firmata. Terminate, e tutte quelle robe lì, che sono comunque carte belle, carte che si sono giocate, carte che si giocano bene o Poi comunque male, l'idea della le full ho art, cose pagate così, è davvero. pochissime. Sì, l'avevamo presa da Vinci. Che Sì, avevamo preso a Vinci. Bene, ora hanno questo weekend, passiamo. andiamo a Vinci. E la settimana prossima Ah, quello non ci diciamo saremo perché dopo. saremo a Londra, forse, se tutto va secondo i Ma piani. sì. Allora, seconda parte, parliamo del nostro simpatico planeswalker felino, a Giovanni. Allora, qui ho tipo un saggio breve, una tesina su Gianni.
Anche voi, sì. Vengo a rompere le scatole Ah. proprio a te. A Gianni Criniera Dorata. È il nostro Gianni, chiamato Gianni Allora Criniera. sarà che ci incontriamo. Sarebbe Beh, bello saremo incontrarsi. ricchi. Saremmo ricchi. A Gianni essendo un Leonid, è un Leonid che proviene da Naya, quindi è un Leonid di Alara. Ma mi devo portare il mazzo. Era Vedi stato te. pattuito uno standard Ah, c'è e lo standard. Abbiamo uno un standard. commander, E noi abbiamo dipende. standard e commander, quindi E le carte, vedi te. devi guardare la lista. Sì, la lista. Allora, cosa sappiamo di Ajani? È un planeswalker che utilizza principalmente. Ciao, quale mazzo si deve sapotare? Ad un torneo. In realtà non ho ancora guardato niente, quindi. Cioè, ho visto solo UV Monument. Quindi non saprei. Sinceramente. Basta, Ajani utilizza continuiamo. principalmente il mana bianco, anche se, come abbiamo visto nelle varie edizioni, può utilizzare il mana rosso e come Ajani Vendicativo, oppure il mana verde come gli ultimi Ajani che sono stati stampati. È specializzato in quelle che vengono definite magie di purificazione di anima e corpo, cioè Ciao Satto. essenzialmente è un guaritore. Essenzialmente Ajani è un healer. E può evocare anche l'essenza spirituale degli individui. Questa arte è chiamata principalmente in Magic l'auromanzia, che ovviamente si collega al fatto che ci sono molte aure Sì, sì, anche sì. nel suo frammento. Quello che sappiamo è che Ajani non ha una infanzia facile. Ajani è nato albino. È un Leonid albino, quindi si differenzia dal colore di suo fratello, immagine successiva, che è Jazzal, che invece è un Leonid normale. Questa cosa non si sa niente dei suoi genitori, si sa semplicemente che Ajani è stato considerato fin da piccolo un reietto, mentre suo fratello, a dispetto delle aspettative, perché comunque lui e lui si erano molto uniti, era ammirato e rispettato. Addirittura gli è stato chiesto, e lui ha accettato, di diventare un capo, quindi un capo villaggio. Ovviamente Ajani da questo punto di vista quindi viene tollerato, ma suo fratello non voleva che fosse tollerato, voleva che fosse amato, che fosse rispettato. E l'unica persona che gli sta vicina è una sciamana, sempre Leonid, che si chiama Zaliki, ma l'unicità di Ajani come abile healer, o come abile guaritore, si di è di abile a mostrare le anime anche delle persone, aiuta tutti. Però, comunque, non gli dà il prestigio che suo fratello vuole. Cioè, suo fratello ha, dato che per lui le cose sono semplici, è grande, forte e potente, vuole che suo fratellino sia amato dal resto del gruppo. Ovviamente Ajani non ci riesce così facilmente, quindi succedono un po' di cose, cioè un po' di casini proprio. A un certo punto era a caccia con i suoi compagni, viene ferito gravemente, suo fratello arriva e il fratellone lo salva. Ovviamente il ruolo del Ka è anche quello. Però ovviamente questa cosa non piace completamente ad Ajani, perché vuole dimostrare il suo valore. E quindi durante la celebrazione della festa di Marisi, un'altra Leonid, che poi scopriremo essere servitore di Bolas, c'è C'è sempre lui in mezzo. sempre lui, decide ovviamente di andare nella foresta e di cacciare per portare una preda alla tribù. Ma qui viene attaccata da un altro Leonid, cioè perché pensiamo che quasi tutti siano Leonid, se non specifico che è umano, Tenok, che gli ruba la preda e se ne va. A quel punto torna dalla tribù a mani vuote. Cioè, ma non è mai Gianni impossibile. Ma che figo è Cioè, nel senso, Jazz? Jazzal era talmente figo e tutti gli altri Leonid erano così fighi come lui, che essendo lui albino non veniva considerato, cioè praticamente era considerato un Era portasfiga. discriminato. Cioè, era discriminato, portava male, non. Sì, Niccolino c'è in un modo o nell'altro, ce lo portiamo sempre dietro. A questo punto succede una cosa che non va bene. È questo l'inizio, il problema da qui, cioè la storia di Ajani inizia qui.
Durante la notte una figura misteriosa appare nell'accampamento e getta un manufatto di mana nero. Aspetta, non leggo successivamente. Un manufatto di mana. Vino, che schifo. Va bene, lo sapevo, lo sapevo. Sentendo dei rumori, ovviamente Ajani dà l'allarme, corre verso il fratello, ma arriva troppo tardi. Suo fratello è morto. E lo Poverino. trova morto con in mano la sua ascia, che se Che noi si vede. notiamo, torno un attimo nell'immagine prima, l'ascia di Ajani ha due È colori, doppia, è sì. doppia a due colori. L'ascia più in alto è quella del fratello. Quindi chiude gli occhi a questo punto, sente la voce di suo fratello, ma quando li riapre non è più Sunaya. Cioè, sì, effettivamente La è. sfiga che lo segue. Cioè, è sì, diciamo. Fidarsi dei guardiani, dai. Sì, Non è cioè. stata forse la sua migliore mossa. Beh, ne abbiamo un vario elenco di cose che Ish. lui va, oh, ti aiuto, muore. Cioè, insomma, diciamo che E lo vogliamo. Ajani non, cioè, ci prova, ma non ce la fa. Ovviamente suo fratello in questo Si momento mette è in piedi. arrabbiato, è quel periodo di Ajani che chiamiamo l'Ajani vendicativo. L'ira della morte del fratello lo porta su Jund. Viene immediatamente ovviamente attaccato da un drago, Karthus. È salvato dal Planeswalker Sharkan Ball. Cioè, tipo, vabbè, è un circolo di bambini speciali che Esatto. nessuno sopporta. Ecco, ovviamente racconta la sua storia, Sharkan gli spiega la sua natura di Planeswalker, che Jund è legato al suo mondo e gli consiglia di utilizzare l'ira per Aspetta, tornare a casa. fatemi capire una cosa. I leoni sono creature nere mentre Gianni è bianco solo perché è albino. Perché sono creature nere? I Neonid sono come dei leoni normali, mentre Ajani è un leone albino. Quindi lo strano di Ajani è che non può essere dipinto completamente albino perché ha gli occhi azzurri. Gli albini dovrebbero averli verso il rosso, ma le tigri bianco, altri leoni bianchi ne hanno azzurri. Ovviamente a questo punto Ajani raccoglie l'ira verso di sé, viaggia nella cieca eternità e per tornare su Naya. Torna alla tana di suo fratello, scopre che trova solo l'ascia del fratello e che i resti di suo fratello sono stati già cremati Ah, come era ok. tradizione e ovviamente vuole sapere cosa è successo perché comunque si accorge che non è che può essere successo, deve È essere successo successo qualcosa. qualcosa. Quindi va alla ricerca di Tenok per affrontarlo perché sa che è stata questa a progettare questo manufatto, ma ovviamente lui ora non ha più nessuno. Quindi i Leonid si schierano dalla parte Contro, di esatto, Tenok contro di contro di lui. lui e ferito che gravemente decide di viaggiare e di andare su Bant. Quindi intanto si sta facendo Tutti i i frammenti. frammenti No, in realtà non va mai su su Vesper. Vabbè, Esper e neanche su Grixis. si è fatto 3 frammenti su 5. Viene curato qui da Elspeth. Incontra quindi Elspeth che lo cura, che rimane su Bant, si cura anche più spiritualmente, ma Elspeth gli dice che qualcosa di oscuro sta arrivando. E quando il cavaliere errante, temendo che il suo piano di adozione, che è Bant, teme per il suo piano di adozione, convince ovviamente il Leone da restare. Ma Gianni a quel punto rifiuta, non è il momento, non può Sì, non rimanere. sente che di poter. Perché? Perché Gianni ha bisogno di sapere. Qui torna su Naya, affronta Tenok, la quale gli rivela che Marisi sapeva qualcosa della morte di Jazzal e ovviamente deve cercare il leggendario Marisi, che è in teoria una leggenda tra i Nakat, per conoscere ovviamente quello che lui sa. Ma ovviamente vengono interrotti da Mael, perché prima di andarsene Marisi dice ad Ajani di cercare i draghi. Cioè questa Ok, cosa, i i draghi Sirius, draghi. i Più draghi. Ajani sapeva, più vago, vago no. Ho cercato varie fonti e c'è sempre questa frase, cercare i draghi. E ero lì, va bene.
Ajani sapeva che l'unico posto per dove c'erano i draghi era ovviamente Jund, ma non riesce a tornarci perché sta avvenendo il Conflux. Quindi non riesce più a viaggiare perché il Conflux sta avvenendo E e quindi non quindi sono più non piani sono più piani separati. separati. Ovviamente viaggia comunque nella cieca eternità, incontra Crash, quindi altre figure Sì. importanti. E qui incontra anche Rakkamar, che è una sciamana antica di Giunde in grado di evocare possenti elementali di Elementare. rabbia e fiamme. Incontrando Rakkamar, giusto? Sì, cosa succede? Rakkamar si scopre essere in combutta con Bolas e quindi gli rivela i piani, ma solo con la morte di Crash, ma so beh. Ma solo se Crash muore, ma questo non è importante, la cosa importante arriva dopo, cioè riassumiamo un po'. Sì. Ajani la uccide, Ajani scopre che lei, che è la sua amica Zaliki, la responsabile della morte di suo fratello, perché? Perché su ordine di Marisi aveva gettato questo manufatto, ma chi è che aveva ordinato questo? Aveva ordinato Bolas, ovviamente, era nei piani di Bolas, perché? Perché serviva il caos su Naya. Serviva il caos. E di fronte alla verità, ovviamente, Ajani non riesce più a essere arrabbiato. Perché? Perché la persona qui che era stata vicino a lui per tutta la sua adolescenza scopre che è la causa della morte di suo fratello e non può arrabbiarsi con lei, però, ovviamente, La uccide. no, compare Bolas. Ok. Cioè, in quel momento compare Bolas che di fronte agli eserciti riuniti inizia a assorbire il mana del Milesaur. Qui c'è Ajani infuriato e poi vai avanti, cioè appare Bolas, così perché si può. Nel disperato tentativo di fermare l'attacco dell'antico drago, Ajani assorbe lui stesso, assorbe l'ultima quantità di mana del Milestorm prima di lui, evoca l'effigie dell'anima di Bolas per bandirlo da Alara. Il giorno dopo, la guerra dei Conflux ad Ajani viene offerta la carica di Ka, ma lui rifiuta. E a quel punto, lui aveva ottenuto quindi l'unica cosa che voleva, l'accettazione del suo clan, e se ne va. Lascia Zaliki la carica di Ka e va in giro lontano da Alara. E questa è la parte che in teoria nessuno. Cioè, non era facile da Sì, reperire, nel esatto. senso, le parti successive della storia di Ajani sono un pochino più semplici anche da ritrovare, perché la prima parte che dovrebbe, se non sbaglio, il capitolo si intitolava proprio Raccogliere le forze, era, perché ci sono i titoletti, era il momento in cui Ajani va su Mirrodin e incontra Elspeth e Kot e vede che Elspeth sta combattendo contro Kot, sta combattendo contro questa minaccia, non la riconosce più per un momento perché è come se la paura di questa nuova minaccia avesse, diciamo, per un periodo messo in ombra quell'onore che Elspeth aveva, ma ovviamente Ajani le chiede di tornare ad Alara per difendere il piano dalla minaccia dei non morti, perché adesso che sono uniti, ci sono tutte le guerre che magari prima erano state limitate, sono ricominciate. Ma ovviamente lei rifiuta, perché? Perché Mirrodin ha bisogno di lei e quindi se ne va, si allontanano. Più avanti incontriamo Bolas su Teros. La parte su Teros, Bolas. cioè Bolas, sì, Ajani su Teros. Durante la permanenza su Teros, Ajani si mette alla ricerca di Elspeth con l'aiuto di Brimaz. No, Devo. non l'abbiamo, vai avanti Mayra perché è Non mi bello. ricordo. Qui è Ajani come mentore di eroi. Abbiamo visto il cambio dell'arma, che è, quindi adesso ha una spada e lascia, che Che poi torna, perché poi aveva due torna, asce. sì, ma qui c'era il cambio. E una cosa importante di questo lato della storia sono le riflessioni che Ajani fa sugli dèi. Perché, brevemente, la storia è: Ajani va alla ricerca di Elspeth, incontra un cronista di Meletis che si chiama Lanatos, che racconta della prescelta, della campionessa del sole.
E la campionessa del sole si capisce che è una figura che continua a comparire perché è un titolo. L'ultimo è Elspeth. Seguendo le vicende di Elspeth, la ritrova e insieme vanno ad affrontare Xenagos nel Nyx. Quello che succede è che dopo che Elspeth aveva superato la prova di Erebos, dopo che avevano ucciso Xenagos, Elspeth rimane ferita e Eliod la uccide. Qua c'è. Questo è il momento importante, perché è il momento che fa riflettere Ajani. Ajani riflette sulla figura delle divinità perché gli abitanti di Teros hanno questa specifica differenza rispetto agli abitanti di Bant. Queste divinità non sono cieche forze della natura, sono più persone. E quindi si chiede se in quel momento tipo se Elspeth si sarebbe sentita protetta, se questa idea di essere superiori che vegliavano su ogni mortale, potevano confortarla, ma anche, e questa è la parte un po' più amara, che l'antico drago Nicol Bolas poteva essere più divino delle divinità di Naya. Perché? Perché era più forte. Perché manipolando aveva manipolato secoli di sviluppo religioso e politico sui cinque frammenti, quindi quello che poi vedrà avrebbe potuto vedere in In Amonkhet. Amonkhet. E ecco perché abbiamo Ajani infuriato, perché comunque gli scopi egoistici di Bolas avevano assecondato, cambiato la storia di Alara, e ovviamente però non riesce comunque a negare, cioè riesce a scindere le due figure, la malvagità di Bolas all'inizio dalla maestosità delle divinità di Teros. Ma dopo che Elspeth è stata uccisa da Eliod, lui comincia a dubitare delle divinità e soprattutto comincia a desiderare di raccontare la storia di Elspeth, di mantenere viva la sua memoria, di creare un monumento a Elspeth e da far affievolire quindi la fiamma che alimenta le divinità, perché comprende, come è successo per Xenagos, che basta che tanti credano che tu diventi un Esatto. dio. Quindi se nessuno che ha cominciato a far dubitare la gente della fede in Eliod, in modo tale che Eliod ritornasse un niente. Umano o Un niente. niente. La sua idea era quella. Poi vabbè, c'è tutto il lato con Brimaz, con i Leonid, che Che lui comunque erano cioè erano atei, tra virgolette, i sì, Leonid erano di lì, ok, li Teros. conoscevano le divinità, ma erano atei, però erano lontani dagli Sì. umani. Su consiglio invece anche di Ajani, Brimaz aveva cominciato una collaborazione con gli umani perché diventavano più forti. E i Leonid però all'inizio non si fidavano completamente di Ajani, perché lui non aveva raccontato la sua storia e Ah, loro ok. quindi non sapevano chi era. A quel punto lui ha raccontato tutta la storia, mettendoci anche la storia di Elspeth, portando avanti la memoria di Elspeth, e solo nel momento in cui tutti conoscevano la storia di Elspeth, lui ha potuto viaggiare. E ha potuto, perché? Perché comunque ha Piangiamo. instillato, piangiamo proprio malissimo, ha instillato un po' quel seme del dubbio che non dovevano cercare una fede nelle Non sapeva divinità. solo credere, Ashur ha dimostrato piuttosto bene con i suoi esperimenti. Sì, però l'idea comunque è che gli dèi, secondo Ajani, almeno dal suo punto di vista, è la fede negli dèi che li rende forti, e lui voleva limitare questa fede. Voleva costruire questo monumento a Elspeth, questa memoria, in modo da ispirare qualunque mortale più in alto, per poter arrivare a dimostrare che un qualunque mortale poteva essere meglio dal punto di vista umano di una divinità capricciosa. E questo ci collega a, credo, il capitolo che mi ha fatto più piangere delle ultime storie. Perché prima di vedere Ajani su Calades. Kaladesh, incontra Tamiyo, va su Kamigawa. Oltre a fornirci importanti informazioni dal punto di vista della trama di un personaggio come Tezzeret, e soprattutto ci fornisce un lato più umano del nostro Ajani. Ajani va da Tamiyo. Ajani da Tamiyo, con Tamiyo e Narset e Elspeth avevano fondato quello che era chiamato il Circolo della Storia. Però
perché comunque ognuno di loro tornava lì e raccontava quello che aveva fatto agli altri. Lì Tamio ha una, Sukamigawa Tamio ha un marito, ha dei figli, ha adottato anche un bimbo, Mizumi. quel racconto sì, e Nashi era un Nezumi, era il tuo ultimo figlio ed è grazie a Nashi che è diverso dagli altri che a Gianni si apre, perché comunque Gianni è sempre stato diverso. Qui ci racconta quindi ai bambini la sua storia, piange perché per una cosa che viene detta nella storia, perché doveva raccontare la storia di Elspeth nel mondo, in cui lui era stato testimone, doveva sapere e ricordare, doveva avere importanza Elspeth, avere viaggiato e raccontato. Non mi sarei fermato finché le parole non avevano iniziato a diffondersi. Continuai perché nelle vecchie storie del suo popolo, del popolo di Ajani, di tutti i popoli in realtà, l'eroe perdeva il suo maestro, viveva, piangeva e poi si riprendeva per salvare il mondo. A quel punto la storia finisce così. Con un sussurro disse che sarebbe dovuto toccare a lui e non a lei, e con voce rauca terminò che il suo eroe era morto e che tutto ciò che Elspeth aveva desiderato e per cui aveva combattuto era semplicemente una casa. Nashi disse che andava bene che si sfogasse. Loro erano lì con lui. Le spalle di Ajani si piegarono e sussultarono. Iniziò a piangere. E i ragazzini rimasero seduti intorno a lui. Lo abbracciarono tutti. E Ajani pianse a lungo. E a quel punto Ajani cambia. Cioè, migliora. È la Ajani che prima non vuole. A prima ci ha detto che non voleva combattere. Adesso vuole combattere. Ma perché? Perché ha perso il suo eroe. Nashi, sì, nel senso, ok, torniamo a Nashi, che anche lui è un cucciolo meraviglioso. Nashi è un Nezumi e sì, è l'ultimo, non è l'ultimo sopravvissuto, ma ce ne sono stati altri, però un ristretto gruppo, perché il suo villaggio è stato distrutto. E la cosa che fa stupire Tamiyo è che Ajani aveva sentito parlare di Tezzeret da parte di Elspeth. Elspeth parlava di Tezzeret quando Tezzeret, secondo Tamiyo, era morto. Perché? Perché aveva distrutto questo Villaggio. villaggio. Al villaggio di Nashi, i Nezumi che erano sopravvissuti lo avevano ucciso e un drago aveva siglato un patto con loro per il suo cadavere. Però spiega che Nashi e gli ultimi sopravvissuti dovevano vedere la morte di Tezzeret. Perché era una questione di onore. Lui aveva distrutto il loro villaggio e loro dovevano vederlo morire. E però diciamo che questa cosa a Nashi non è piaciuta tantissimo. E la cosa comunque fa venire comunque un dubbio anche ad Ajani, perché tu mi dici che è morto e lui è vivo? E poi Ajani va su Kaladesh, come più o meno tutti sappiamo, e su Kaladesh incontra i guardiani. Combatte al loro fianco e poi scopre che dietro tutto c'è Bolas Sì. e a quel punto in teoria gli dice vabbè dividiamo, vado a chiamare gli altri poi andiamo tutti insieme su Amonkhet e lo stiamo ancora aspettando. Cioè sotto sotto questo è molto, cioè riassumendo questa era la storia di Ajani. E soprattutto Ajani entra a far parte. E Ajani entra a far parte dei guardiani, esatto. Ajani diventa un guardiano, è per quello che il fatto che comunque non l'abbiano aspettato, forse vogliono far vedere che sì, su Kaladesh indossa il mantello di Sì. Elspeth, appena, cioè praticamente dopo che ha pianto da Tamiyo, dopo che ha assorbito e superato in parte, accettato questo lutto, indossa il mantello di Elspeth. E lo porta come se fosse il maestro ad avergli concesso a un allievo questo dono, questo abito. Entra a far parte dei guardiani e in teoria sarebbe l'unico tra i guardiani a sapere magari come muoversi contro Bolas, o almeno Esatto, a a poter dire conoscerlo. ciao Montre, a poter Ciao. dire prepararli in qualche modo. Guardate che questa cosa io, cioè comunque lui. Se vai su Kala, cioè lui andava su Amonkhet e si accorgeva di quello che era successo ad Alara, quindi di Sì. aspettarselo, perché da un lato era in un modo, dall'altro erano le corna. E quindi, secondo le corna, sì, secondo me quando torna il nostro Ajani verrà, ci sarà il cazziatone di Ajani, cioè l'abbiamo L'avevamo già predetto. detto. Dove te lo si trova la storia di Ajani in generale, cioè in
quella più della sua adolescenza, sono nel romanzo Alara Unbroken. Poi nella guida di Alara si parla ovviamente di Ajani e negli ultimi, poi tornando indietro da Theros in poi, ogni tanto lui si trova. Adesso è andato più o meno così. I 5 lo distavano appena arriva, già lo bandisce dal piano giusto per sicurezza. È quello, cioè, comunque secondo me l'arrivo di Ajani sarà anche, forse sarà la maturazione dei guardiani. Voi non mi avete aspettato, io l'avevo già affrontato, sapevo cosa poteva fare, guardate cosa avete fatto. Cioè, alla fine ai guardiani è sempre andata troppo bene e questo forse anche sarà il momento in cui. Si renderanno conto che non Perché hanno Bo avuto cioè, fortuna Bola fino adesso. stesso, cioè Ajani stesso ha paragonato Bolas a una divinità, con un potere illimitato, con una vita talmente lunga da poter manipolare una storia, perché pian piano, sempre lavorandoci su, inserendo sempre persone, convincendole con i desideri, non so, da un lato più potere, da un altro, semplicemente assecondando, lo stesso Sarkhan è stato assecondato Sì. da un desiderio. E quindi lui era l'unico che poteva affrontarlo. E da un lato il fatto che comunque non abbiano aspettato Gianni, intanto non gli hanno dato la fiducia che forse meritava, Meritava. e è un modo forse per far capire al lettore e quindi poi al personaggio che al suo arrivo gli farà maturare in qualche modo e perderanno qualcosa sicuro. Cioè, ma anche semplicemente la fiducia nel fatto che non gli può andare sempre bene. Gli è andata troppo bene con gli Eldrazi, gli è andata troppo bene con Emrakul per andargli bene anche Sì. stavolta. E anche perché Bolas, come abbiamo visto, cioè la battuta è. La battuta ha già, il nostro Bolas c'entra sempre perché effettivamente Bolas è il personaggio più Esatto. antico che ora come ora Più magica. E potente anche tra i, penso sì, insieme a Ugin forse, anche. però Sì, non lo sappiamo esatto. il vero potere di Ugin. E quindi ovviamente la storia di Ajani doveva insegnare ai guardiani qualcosa, ovviamente i guardiani non l'hanno ascoltata. E quindi questo No. è l'incontro tra Tamiyo e Ajani è più o meno leggermente precedente al ritorno di Tamiyo, cioè a cavallo di Sì. Innistrad. In realtà gli è andata meglio del Senz'altro. previsto, cioè nel senso che okay, non gli è andata bene perché Jace e Tamiyo lo sanno, però qui che Emrakul e Merya si è autosigillata nella Sì. luna, però gli è andata bene perché in sé alla trama ai guardiani, perché il problema si è esidiato, Esatto, è andata loro cioè non sopra. si è risolto, non li hanno sconfitti, però si è esiliato, cioè in una togliendo i guardiani. Cioè, Emrakul stesso, gli Eldrazi stessi prima dei guardiani mi hanno fatto talmente tanti disastri Sì. che non era credibile che riuscissero e per Esatto. quello hanno tolto il problema. Guarda, se Safari fa sentire inutili e impotenti, già li metterà insieme e si troverà fiducia in se stessi, li farà maturare. Sì, però verranno Verranno divisi, divisi, sicuramente probabilmente. verranno divisi perché, vabbè, perché la Wizard ha deciso che verranno divisi. Sì. Ma è più forte anche rispetto a quelli morti tipo Urza in Co. Post-mending, sì. Pre-mending era già Pre-mending. stato sconfitto, Sì. praticamente. Diciamo che forse è quello che ha risentito un po' meno del Mending dopo Sì. la ricostruzione di Alara. Pre-mending era stato sconfitto, quindi effettivamente è Sì, stato però era sconfitto. comunque riuscito l'assenza a sopravvivere e a tornare Sì, in dopo forma anche fisica. No, in un 1v1 contro Umezawa era riuscito a. lì aveva Aveva perso. perso. Sì, però era riuscito a sopravvivere. Sì, esatto. Sì, poi ovviamente come sappiamo già i guardiani verranno divisi, non ci saranno più tutti insieme nella stessa edizione. E quindi è per quello che è opinione comune che debba succedere qualcosa alla fine della storia di Re della Rovina. Perché non puoi dire, ah, siamo tutti amici, che bello, adesso Esatto. ci salutiamo, ciao. Deve esserci qualcosa. Perché la Wizard ha deciso che forse stampare costantemente gli stessi Planeswalker non era il modo migliore. Esatto. Anche perché loro,
chiamare la carta Jace, chiamarla Tamiyo e metterci il colore blu non gli cambia molto, però a livello di Punto. storia diventa molto più pesante, più pesa. All'Orso Bartolomeo. Può essere che usino una cosa del genere. Appena dopo il medico ha avuto bisogno di assorbire l'energia equivalente per andare di un incidente stradale ad un incrocio per Sì, recuperare cioè una piccola parte. che è quello che ha fatto con Alara. Esatto, non si sa se l'uccisione dei titani Eldrazi sia stata la mossa vincente. Però diciamo che fino adesso tutte le loro azioni, nel bene o nel male, hanno sempre portato a loro un vantaggio e una sicurezza. Esatto. La sicurezza di potercela fare sempre. Perché sì, è vero, Jace e Tamiyo si sono resi conto che non è andata così bene, ma gli altri lo sanno, non lo sanno. Comunque gli è andata bene, su Kaladesh gli è andata bene. E quindi ora loro sono andati, ah sì, dai, andiamo a sconfiggere Bolas. Sì, tanto dicevo, ormai abbiamo battuto gli Cioè gli Eldrazi, Eldrazi, che abbiamo problema c'è? battuto Emrakul. Che problema c'è? Si ritrovano di fronte a una creatura che non è solo forza fisica, Esatto. cioè non è forza pura, ma è un intelletto che, cioè, è immenso, che sta pianificando magari questo da 60-100 anni. Cioè. Nera dice di sottice che Tricerno probabilmente era un'agenzia di riciclo del multiverso. Sì, che bello adesso con i piani non morti che si vengono. Ah no, aspetta, ne abbiamo già uno Sì, probabilmente. cioè. L'idea comunque i titani Eldrazi, soprattutto Emeria, avevano un ruolo che non era quello che agli occhi dei più potevano apparire. Cioè sì, forse avevano una funzione in sé positiva, però non per chi ci viveva nel piano. Esatto. E questa cosa ovviamente penso che a questo punto, come in ogni trama da supereroi, ci serva la batosta. Cioè loro devono maturare, loro devono perdere, devono essere Devono essere schiacciati. sconfitti. E chi può schiacciarli se non il cattivo che in ogni volta che torna dopo decine di Esatto. anni schiaccia e distrugge, mostra la sua superiorità. Cioè Bolas è il nemico del multiverso in qualche modo. E quindi è quello che in questo caso, perché hanno usato Bolas? Cioè, perché devono perdere, punto. Sì. Perché Bolas è amato. È perché è un personaggio È che. un personaggio antico. Può anche darsi Esatto. che appunto, la presenza di Bolas sia un collegamento con la stessa Dominaria. Perché Esatto, perché lui comunque è di Dominaria. quindi magari Ugin o uno dei guardiani o un Planeswalker che magari non è ancora morto ma che noi conoscevamo già appare. Esatto, è il nemico e il dio del multiverso. E quello è il discorso di Punto. Ajani della. Che è Dio del Ah, ok. multiverso, è come una divinità, ma ne è anche nemico, e quindi cioè, dovranno anche, si è visto comunque la sua forza, cioè forse lo stesso Bolas ha capito che la fede in qualcosa lo rinforza, è Sì. Sì, per quello che ha creato Amonkhet. è più facile manipolare le persone se credono in qualcosa creato da lui, alla Esatto, fin e fine. quindi accumulare potere. E quindi questo secondo incidente della distruzione di Amonkhet, sì, di Sì. Amonkhet sarà secondo me un modo ancora nuovo per accumulare altro potere, perché comunque lui sta in fissa col fatto che deve tornare come era Sì. pre-mending. Ne ha prese tante pre-mending, però se è l'unico che ci Sì, torna non ne esatto. prende più. E quindi con questo breve riassunto della storia del nostro amato Ajani, che sì, ci siamo chiesti come mai, come si può non amarlo. È così Visto, è così carino. carino, soprattutto in quella un po' prima, qual è, aspetta, quella indietro, Questa. guardalo qua, ma come bello. Sì, ne ha prese tante, ne ha date tante, sì, però ne ha prese di più prima del mending rispetto a quante Esatto. ne ha prese dopo il mending, quindi poteva anche lamentarsi di meno. E con questa immagine splendida del nostro Ajani, con la criniera tutta al Molto vento, panten. molto molto contento, sì, vi possiamo anche salutare, Sì. anche perché siamo in pochi ed è Sì, tardi. esatto, siamo dilungati un po' troppo. Quindi vi ringraziamo, speriamo siano stati interessanti i nostri deliri. Vero, prima Prima poteva anche poteva creare creare. piani. E,
solo il suo monolocale planare. Ma ce l'ha già? Ma ce l'ha, nessuno gliel'ha distrutto il monolocale planare, insomma. Quindi vi aspettiamo la prossima volta che sarà. Boh, Boh. vediamo, perché martedì no, perché siamo via. O facciamo martedì su Facebook. Sì, così non, non se non va. Al Ah, è vero. Beh, vedremo, troveremo qualcosa. Esatto, massimo andiamo a sabato prossimo. al massimo andiamo, sì, a sabato. Noi o torniamo il Noi torniamo il sabato. sabato, quindi vabbè, c'è una pausa per una settimana. Eventualmente sarà una pausa. Al massimo vi avviseremo come al solito, tanto con un giorno di preavviso. Quindi grazie ancora, buonanotte. Buonanotte.